Volevo dire che mi sembra che già quanto detto hanno precisato bene la natura dei libri, l'articolazione con cui si mostrano, il disegno, diciamo, che mi pare appare. Certo che da questi tre primi titoli mi sembra che si può anche però cominciare a vedere anche una prospettiva storica. Sono artisti che hanno lavorato, diciamo, molto con l'idea della scrittura. Cioè, parlo come scrittura non, diciamo, nel termine da scrittore, proprio, diciamo, era un'idea che entrava nel corpo vivo del loro lavoro, attraverso l'idea del segno, attraverso l'idea della liberazione del segno, attraverso la permeabilità del segno. E ritrovarseli, diciamo così, in questa triade, si può vedere anche proprio quanto questa articolazione poi ha vissuto vari sapori, varie ciliegie, per parafrasare Tilson, no? E poi, naturalmente, di sottofondo c'è il grande, forse, mito fondativo della modernità, questa idea del luogo del deserto, del non ricominciamento, del primitivo, dell'inizio, del sorgivo, dell'origine. E questi, diciamo, ormai abbiamo capito che sono i fondamenti del nostro luogo su cui abbiamo fondato proprio un'idea di modernità e in cui forse abbiamo cominciato anche a criticare, perché questa idea del continuamente fare, e per parafrasare Nicola che mi sta qua davanti, e disfare, cioè così pieno, diciamo, come anche nel luogo produttivo della nostra economia, questo voler continuamente riproporre materiali, oggetti. Da una parte è vero, ci pone su un orizzonte, diciamo, del nuovo, della necessità dell'inedito, però ci trova anche di fronte a una continua, diciamo così, quasi cannibalizzazione è vero che si è formata una tradizione di questo nuovo. Abbiamo ereditato ormai una storia che, diciamo, in qualche modo dobbiamo gestire, portare avanti, e naturalmente queste testimonianze, sono preziose proprio perché ci danno una prospettiva e un pochino anche, e segnano anche un pochino una distanza. Diciamo, io vengo da una generazione che ha forse ha tentato di riannodare dei fili, ha pensato di poter così aggiungere a quel sostantivo, per esempio, che così bene Pomodoro diceva, no? Quando parlava dell'arte, dice: non voglio più parlare dell'opera d'arte, voglio parlare dell'opera d'arte come fosse come un lavoro, no? Cioè, come per tentare di toglierlo dalla cornice dorata e metterlo in una realtà invece, diciamo, che era di una prassi, la stessa prassi che poi mi pare forma interamente l'idea di Griffa del lavoro, di una cancellazione, quando lui parla del sacrificio continuamente dell'essere primitivo, del rapporto tra cibo, sacrificio e rinascita. È chiaro che diciamo, nella prospettiva artistica, il corpo che viene a mancare è quello dell'artista, che diciamo, si tira fuori, e nel suo caso in maniera esemplare, si tira fuori dalla processualità, no? Per far sì che quella cosa abbia lo statuto di cosa primaria, no? Essenziale, dove non c'è né un prima né un dopo, dove non c'è memoria, dove non c'è. Allora, tutta questa ricerca che ha pescato così in fondo, no? Diciamo, appunto, in quella che noi ormai chiamiamo modernità,
è che noi, diciamo, la generazione subito dopo, perché qua sono libri che hanno a che fare con artisti del, mi pare, 26, 28, 36, mi pare che a un certo punto c'è stato il bisogno e la voglia di vedere se era possibile che queste categorie fossero riannodate, in cui l'arte non si poteva solamente espletare per una caratteristica di sembiante. Allora, se prima c'era la forma, qualcuno ha cercato il segno, qualcun altro ha cercato solo il colore, cioè dal segno e dalla forma diventava una maniera per produrre anche proprio un'ideologia. Insomma, tutte queste cose, diciamo, noi le abbiamo, io perlomeno, senza parlare con questo, diciamo, plurale così generico. Io me le sono trovate davanti e mi è parso che una possibilità forse era quella proprio di cercare invece di riannodare dei fili che mi sono ritrovato sparso davanti a me. E allora questi nodi che bisognava, che ho provato a rimettere insieme, mi pare fossero, potevano essere una, diciamo, ulteriore conferma di tutto quello che ci siamo detti prima, ma anche, diciamo, un respiro, un affacciarsi a una realtà che non era più il deserto, ma che era, diciamo, una realtà che dovevi ritrovare, sì, un senso alle cose. E allora riuscire un pochino a sognare una prospettiva diversa di un futuro, diciamo, in cui forse non era tutto perduto, cioè aprire a delle speranze, diciamo, imprevedibili anche. Naturalmente. Cioè, questi qua credo che è di gran pregio il fatto che l'Accademia di San Luca abbia posto il suo timbro, perché dovrebbe essere, diciamo, uno dei compiti basilari di questo luogo, quello di favorire la testimonianza, conservare, perché poi delle volte anche le opere d'arte, abbiamo la sensazione che delle volte possono andare in uno stato di dormiente, no? Per cui per un po' alcune cose non ci parlano più, è successo nei secoli, no? Stendhal è venuto a Roma, moriva davanti a Domenichino e non c'era, cioè, e passava oltre Caravaggio a San Luigi dei Francesi. Allora, tutte queste cose possono diventare molto importanti proprio come consegna, diciamo, alla generazione precedente, perché, futura, quella lì successiva, perché da là può rinascere anche un sentimento di riascolto, di riaccordarsi a dei tempi, a dei modi, a un suono che ci può condurre a riconsiderare proprio anche dei tempi, dei periodi. Insomma, non ho nient'altro da dire. Che bravo. Ecco, un altro pregio di questa collana, e poi smettiamola con i pregi, perché altrimenti siamo qua a fare una cosa geografica, è quello dell'estrema libertà che è stata lasciata ai singoli autori. Per fortuna, cosa che invece penso non accada, per esempio, nel mondo dell'architettura, questi lavori, questi libri sono pensati, curati, suadentemente, coccolati dagli autori stessi, che si vede che in totale libertà si sono scelti da soli, diciamo, le tematiche da affrontare, le cose da recuperare nel corso della loro vita, per cui alla fine ci si accorge che c'è sempre, come direbbe Purini, un tema all'interno di ognuno di questi libri. La dimensione alchemica per Tilson, no? La gradualità, il passaggio dalla Rubedo all'Anigredo all'Albedo per Tilson, il
tema della riflessione sul mio lavoro, che è il tema centrale di Arnaldo Pomodoro, e questo sorta di trattato straordinario per Griffa della sua introduzione al catalogo di Fumagalli, su cui ritorna per tutto il lavoro, però le categorie che lui trova, dalla gerarchia al tempo, al colore, alla memoria, ecco, sono il fondamento di tutto il lavoro. Ma la cosa sorprendente è che già negli scritti dei primi anni 70 c'è sempre questo filo rosso di continuità, e questo mi sembra il pregio, appunto, di scoprire questo cameo in tutti questi testi, in tutti questi volumi, per cui anche questo è un altro merito, e è l'ultimo che ti riconosciamo, Concetto.